donne, montagna e clima, che cosa possiamo immaginare nel nostro futuro? Ma io vedo già che le donne intanto stanno sempre più diventando delle ottime ricercatrici. Abbiamo ormai anche in campi tradizionalmente riservati così a un'attitudine più maschile, invece tantissime ricercatrici impegnate, giovani, capaci, che si occupano dei temi più disparati, da misurare i ghiacciai, fare topografia, studiare le antiche torbiere, i pollini fossili. Io ho tantissime colleghe che ormai battono la montagna, e non fraintendetemi, la battono centimetro per centimetro per cercare antichi fanghi, residui di torba, tronchi fossili, e questo ci dà una grandissima mano per la ricostruzione, per esempio, del clima del passato. Le donne sono in questo metodiche e ordinate, e quindi direi che il loro apporto è fondamentale a bilanciare certe volte un po' la fantasia e l'irruenza maschile anche nel campo della ricerca. E poi invece vedo qualcosa di ancora più vasto ed elevato come ruolo della donna nei confronti di dove va il mondo, quindi tutte le donne, indipendentemente da chi si occupa di ricerca su temi ambientali. Lo vedo per il fatto che il nostro futuro sta ormai andando un po' contro le regole del gioco del funzionamento del pianeta Terra. Lo sappiamo, sono tutte le cose che ogni giorno sentiamo dire sulle problematiche che vanno dall'inquinamento all'uso del territorio, alla produzione dei rifiuti, all'esaurimento delle risorse e così via. E io credo che in questo anche la donna abbia un ruolo importante, perché in fondo le donne hanno un istinto di conservazione della specie più sviluppato rispetto agli uomini. E bisogna dire che tanti danni al mondo sono stati fatti prevalentemente dalla mano muscolosa dell'uomo. Forse oggi il muscolo non è quello dell'accetta che taglia l'albero, ma è piuttosto un muscolo debole, ma è quello del piede sull'acceleratore anche di un grosso bulldozer che va a gasolio, ma poi alla fine dentro c'è questo spirito anche un po' di violenza, di arroganza, tipico dell'uomo. E forse in questo caso la donna potrebbe avere un po' più di riflessività. E quando si pensa ai grandi cambiamenti strutturali irreversibili del territorio, se a prendere le decisioni ci fossero ogni tanto anche delle donne, può darsi che certi errori sarebbero più difficili da fare. E anche in famiglia si possono fare tante cose, a cominciare da quando si va al supermercato, come si allunga la mano rispetto a un certo tipo di prodotto, la cara vecchia economia domestica dove l'occhio femminile aveva sempre un grande ruolo, fino a quando si produce il secchio dei rifiuti. Quindi donne, aiutate a non far affondare il pianeta. La montagna è sempre stato il luogo delle risorse scarse, un luogo severo dove territorio magro, poca agricoltura, i boschi da rispettare, le frane, le valanghe, una popolazione che poteva crescere fino a un certo punto e oltre no, e infatti o miseria, fame o emigrazione. Ecco, forse questi vincoli così profondi che hanno caratterizzato le popolazioni di montagna hanno anche in molte regioni, prima fra tutte proprio le Alpi orientali e le Alpi di matrice germanica, elaborato delle culture molto raffinate di convivenza con il territorio. Penso per esempio nelle Dolomiti a tutte le regole di gestione forestale, la foresta intesa come bene comune che non deve essere saccheggiata per il profitto immediato di qualcuno, ma mantenuta a lunghissimo termine, parliamo di secoli, a beneficio di tutte le generazioni che abitano quel territorio. Allora, questa memoria sopravvive solo più in pochi luoghi, e spesso è più la città che è entrata irruentemente nel mondo della montagna, col turismo di massa, portando tutti i difetti della dissipazione di energia, dell'inquinamento. Penso che sia venuto il momento di recuperare questo messaggio di sobrietà e di equilibrio nell'uso del territorio ed estenderlo non solo in montagna, ma a tutto il pianeta Terra, perché è l'unico modello che ci può permettere di tirare avanti altri 200.000 anni come specie Homo sapiens. Luca Mercalli manda un saluto poco nuvoloso variabile a tutte le amiche e gli amici di Cortina in Croda.